qua. Un saluto caro a tutti, in video e non in video, anche solo in audio, a tutto il popolo di Saios, un popolo che si amplia sempre di più e speriamo di persone agili e attente. Questo ci proponiamo e cerchiamo di farvi coinvolgere in una trasmissione che, come sapete, non ha tanti lazzi e frizzi, ma che invita anche alla riflessione, però anche con un sorriso, se possibile, condiviso. E come l'altra volta, continuiamo con questa piccola pillola di lettura dal libro 101 Storie Zen, che adesso la regia mi manda in sottotraccia, non so come si dice, e comunque è un file audio registrato, che sentirete, dopodiché riprendiamo e non è collegato esattamente con quello che andremo a dire, ma comunque è un cappello che ci teniamo a mantenere come segno distintivo della nostra trasmissione. E quindi mandiamo questo audio, dopodiché di che cosa parleremo? Lo sapremo fra poco, 3 minuti. Grazie. Continuiamo il nostro piccolo sentiero sulle storie 101 storie Zen come anticipo della trasmissione che andremo a fare in diretta. Questo è un file audio registrato e quindi, come la volta precedente, chi ci ha seguito, iniziamo appunto a ragionare di piccola lettura introduttiva, anche se non direttamente collegata, che è piccola pillola di meditazione, se volete, o comunque di piccola attenzione che vi cerchiamo di proporre. Scusate il telefono, comunque continuo, dal numero 27 de 101 Storie Zen, numero 27, ha per titolo La voce della felicità. Seguiteci. Dopo la morte di Bankei, un cieco che viveva accanto al tempio del maestro disse a un amico: da quando sono cieco non posso osservare la faccia delle persone e allora devo giudicare il loro carattere dal suono della voce. Il più delle volte, quando sento qualcuno che si congratula con un altro per la sua felicità o il suo successo, afferro anche una segreta sfumatura di invidia. Quando uno esprime il suo rammarico per la disgrazia di un altro, sento invece il piacere e la soddisfazione, come se quello che si rammarica sia in realtà contento che nel suo mondo ci sia ancora qualcosa da guadagnare. La voce di Bankei, però, sin dalla prima volta che l'ho sentita, è stata sempre sincera e vera. Quando lui esprimeva la felicità, non ho mai sentito nell'altro, null'altro, scusate, non ho mai sentito null'altro che la felicità. E quando esprimeva il dolore era l'unico sentimento che io sentissi. Molto bella, originale, interessante. Ne aggiungo un'altra postilla piccolina, la numero 28, che ha per titolo Apri la tua stanza del tesoro. Da Zhu fece visita al maestro Baso in Cina. Baso domandò: che cosa cerchi? L'illuminazione, rispose Da Zhu. Tu hai la tua stanza del tesoro, perché vai in giro a cercare? Domandò Baso. Da Zhu ridomandò: dov'è la mia stanza del tesoro? Baso rispose: quello che stai domandando è la tua stanza del tesoro. Da Zhu fu illuminato. Da quel momento esortava sempre i suoi amici e discepoli in questo modo: aprite la vostra stanza del tesoro e usate quei tesori. Cari ascoltatori di Radio Saius, questa è la pillola, le pillole che oggi vi lasciamo in anticipo della trasmissione che ora sentirete. Grazie.
e a presto. Eccoci qua, eccoci qua. Network che conta 10 radio e quindi speriamo di avere un bel pubblico caldo, caldo. E al quale diciamo benvenuti e buon ascolto. Quindi andiamo subito al centro del nostro discorso, anche se ci sarà qualche divagazione. Che ci sta, perché altrimenti solo un argomento io ritengo che non sia stimolante, perché rischia di appesantire un po' il dialogo con i nostri ascoltatori e teleascoltatori. Quindi per fare un piccolo cappello un po' sul novità così di attualità. Mi è capitato di leggere questo giornale, che l'ho trovato, non l'ho comprato, in un ufficio pubblico. Questo giornale si chiama La Verità, e ho scoperto che il direttore Maurizio Belpietro, ben noto personaggio che prima ha diretto, mi pare, Libero, oppure anche il Giornale, non lo so. Comunque, per qualcuno, un tirapiedi del signor B, e sappiamo cosa vuol dire il signor B da Arcore. Non lo so, questo giornale qui non ho indagato, se ne parlava prima con il nostro regista Moreno, signor Moreno, e vabbè, non so, però mi ha colpito questo articolo che ho qui davanti e che ha questo titolo: Un'armata straniera occupa i talk con lo scopo di rieducare gli italiani. Il titolo è accattivante, sono andato a leggermelo. E ho scoperto che in effetti io non guardo molto la TV, anzi mi si è rotta e sono quasi contento, perché non spendo soldi per rimettere a posto quello che io considero il Grande Fratello, ricordandomi bene cosa scrisse il signor George Orwell, e ce l'ho proprio scritto davanti, invece, per coprire anche la marca del mio, cioè, I am your big brother, io sono il tuo Grande Fratello. Quindi anche quando guardo la TV, magari che cose belle, interessanti. Rai 5, per esempio, secondo me è una bella emittente del gruppo Rai. Va bene, ci sono cose belle, ci sono anche cinema interessanti, teatro, musica. Bene, questo per dire cosa? Che appunto questi signori qua, e parliamo di un certo Ugo Gumpel, questo tedescone che ha messo radici in Italia e appunto non è molto simpatico. Mandolino Gampel lo chiamano, cioè nel senso che questo tedesco che con un po' di saccenteria è corrispondente di una TV tedesca, mi pare di Berlino. E insomma, dice cose come per dire: voi italiani non avete capito ancora alcune cose, dovete essere più. Beh, insomma, comunque ci dà dei consigli. Io non mi dimentico, compresa la signora Merkel, e se lo devono ricordare i signori tedeschi, che erano discendenti degli uni e degli alemanni, l'utilizzo della nostra civiltà con il Sacro Romano Impero, comunque, gli abbiamo insegnato un po' di cose, quindi cioè, mi fa un po' specie che vengano dei tedeschi a insegnarci cose. Poi certo, c'è da imparare da tutti, ci mancherebbe, c'è da imparare anche dall'ultimo gitano Rom che chiede la carità nei borghi romani. C'è da imparare da tutti. Io preferisco imparare dagli uomini di strada. Ci sono tanti filosofi di strada che hanno da insegnarci tante cose, perché conoscono la vita dal basso. E invece questi personaggini qui, piuttosto radical chic, parliamo di un certo Alan Friedman, che mi sembra di sentire Hollio quando parla, che ha scritto tante belle cose, ha venduto tanti libri, ha scoperto l'America in Italia. Guarda un po', sto americano che è stato addirittura
consigliere di Carter, ai tempi di Jimmy Carter, quindi il presidente degli Stati Uniti d'America. Poi è caduto un po' in disgrazia, allora, vabbè, poi in Italia, beh sì, si sta bene, si mangia bene, si è trovato qua. E anche lui va spesso in video, anche lui a dire, soprattutto sullo spread, perché è un economista, a insegnarci come dobbiamo fare, anche magari come dobbiamo votare, che non hanno capito niente gli italiani che hanno votato questi due partiti che ora hanno fatto un contratto e vanno avanti, sono al governo. E hanno però scombinato un po' certi sistemi un po' consolidati vabbè, non approfondiamo. Comunque, diamo solo i nomi e in effetti non mi stanno simpatici nessuno, compresa la bellissima, bellissima donna, Rula Gebreal. Corrispondente di origini palestinesi, naturalizzata italiana, anche lei ricchissima, un attico a New York, grande giornalista, anche investigativa, che all'inizio ha fatto cose anche interessanti, però anche lei ha da insegnarci come essere, diventare dei bravi mondialisti o comunque accoglitori delle persone che vengono da fuori Italia, nei nostri porti, come dobbiamo fare. Ecco, a me la gente che mi dice cose come fare in quanto italiano cittadino non mi sta molto bene. Preferisco che me lo dica, ma con cognizione di causa, qualcuno che, voglio dire, è stato eletto, magari non da me, da altri italiani. E che ha qualcosa da dire, non lo so, non saprei chi indicare, come, quando, però perlomeno ha una patente di istituzionalità. E questi giornalisti, così, cioè, si parla tanto di pennivendole, in alcuni casi sono proprio così, o comunque non pagati magari da nessun potere, magari è solo per il loro narcisismo, che vogliono insegnare cose al cittadino italiano. Non mi sta bene, il cittadino italiano se vuole, e il problema è che non vuole, può dare, dire cose e difendere la propria origine e il proprio modo di fare, di essere, visto che ce lo stanno copiando un po' in giro per il mondo e molti sono interessati a venire in Italia, tanti pensionati olandesi, inglesi, tedeschi, svizzeri, che si prendono casali nel centro Italia, uno su tutti, il grande musicista Sting, che ha in Umbria ha sterminato territorio, ha occupato, uno su tutti, un paesino che è in provincia di Macerata, bellissimo, un borgo tardo medievale e rinascimentale, stupendo, è tutto di inglesi. Di inglesi, proprio di un paese, non so se sia Manchester o giù di lì, e hanno comprato praticamente una città. Bene, questo è quello che sta succedendo. Ok, non andiamo a approfondire oltre. Comunque, queste persone qui, vabbè, ci sarebbe da dire cose perché magari detto così è un po', però non è che posso fare una trasmissione su questa cosa qui. Non mi interessa, non era l'obiettivo mio. Il mio obiettivo invece è continuare a parlare e approfondendo, e ho avuto la fortuna di incontrare questo testo, approfondendo le tematiche che ho iniziato parlando di big data, magari in maniera incespicando un po', magari con poche conoscenze, con poche, però ci sto andando sempre più dentro questo tipo di discorso, perché è il discorso del futuro e dell'oggi. È un strumento, quello dell'analisi del pensiero computazionale e di quello che ci sta dietro, insomma, di quello che sono le derive, derive positive anche, di quello che è lo sviluppo dell'informatica e il suo impatto sociale. Io sono partito da qui ancora 30 anni fa, quando ho iniziato a studiare questo tipo di cose, e ancora questo è. Ancora non si capisce bene dove stiamo andando, ma sicuramente ci sarà un periodo
di grande rivoluzione, cioè la rivoluzione digitale non è una storia inventata, è una realtà di fatto che tutti i giorni noi contribuiamo a riproporre e a reinterpretare, volenti o nolenti, o in maniera passiva oppure in maniera come cerchiamo di fare noi qui, con il nostro piccolo lavoro di formazione e pretendiamo anche di dire di divulgazione, di formazione, non delle coscienze, ma comunque di un bagaglio che cerchiamo di trasmettere, che arrivi a tutti, quindi senza essere troppo specialisti, però ecco, io non posso non consigliare questo testo che io ancora non ho indagato, letto tutto, ma mi è bastato come gente che insomma ha fatto l'università un metodo già e quindi ha letto già altri testi, sa fare i richiami, sa leggere una bibliografia di riferimento, sa cos'è un indice e soprattutto la prefazione, se ha degli elementi già di riferimento, è molto illuminante di quello che poi vai a trovare in maniera più specifica nel testo. Allora, stiamo parlando di questo testo, di questo signore che si chiama Cosimo Accoto, e non so di dove sia, ma comunque è una mente che è stata, una mente italiana, che è un ricercatore, un lettore per il MIT di Boston, parliamo del Massachusetts Institute. Ok, questo signore ha una formazione filosofica, però è sempre più andato dentro alle problematiche dell'evoluzione dell'era digitale e quindi ha scritto queste cinque brevi lezioni, che forse poi sono tradotte da lezioni vere e proprie che lui ha fatto, di filosofia digitale. Il mondo dato, Cosimo Accoto, di Egea, questo, non so, non conosco la casa editrice, però la prefazione di questo Alex Pentland, che è uno dei più citati, che è un professore del MIT di Boston, è uno dei più citati intellettuali accademici al mondo. Attualmente, una persona di grande cultura, di profonda cultura allargata, non solo tecnica, informatica, ci mancherebbe, ma lui parla infatti di sociotecnica, di fisica sociale e di tutto quello che il mondo che sarà in evoluzione, partendo dall'approfondimento appunto dei linguaggi digitali, dell'evoluzione anche attraverso la robotica, di questo abbiamo parlato le volte precedenti, insomma il mondo che verrà, di questo si tratta e della società possibile che potremo incontrare, che sarà una società che siamo in un periodo di transizione importante, del quale ancora non siamo neanche consapevoli tanto, però stiamo contribuendo a fare in modo che questa società, così in fieri si diceva una volta, con l'espressione latina, cioè in bozzolo, insomma, che comunque che verrà, sta facendo passi da gigante e la gestione di questo tipo di nuova società e l'informazione preventiva per capire e per leggere quello che saranno i prossimi cambiamenti è decisiva, è fondamentale, è un compito, è un obbligo, dico io, del cittadino, del mondo, non italiano, di tutto il mondo, per capire appunto in che mondo noi vivremo, per quanto mi riguarda, la mia prossima vecchiaia e nel mondo in cui crescerà mio figlio e cresceranno i suoi figli, quindi fondamentale per me. Il futuro ci corre incontro sempre più potentemente e il passato ci rincorre. Sempre questa è la visione che io mantengo, è una visione grecista del tempo, la percezione del tempo, della temporalità, oggi in questa società velocissima. Se non hai una bussola di riferimento e di orientamento, sei spacciato, sei completamente risucchiato e dipendente
da quelle che sono le piattaforme che hanno una origine e una gestione di quelli che sono i tuoi dati, che è dalla parte di chi le ha presentate, create e ne ha il potere. Sto parlando di piattaforme come LinkedIn, che non serve poi a nulla, nient'altro che a mettere in mostra i tuoi curriculum e mettere in collegamento professionalità, oppure tutto l'universo infernale di Facebook. Salvo un po' di più Messenger, perché almeno lo sto scoprendo ora, è qualcosa di positivo nella ricerca di questa socialità che non esiste, perché i social non sono nulla di sociale, e questo da sociologo laureato mi permetto di dirlo e di riconfermarlo, però comunque queste cose vanno esperienziate, si dice per il gergo tecnico, cioè vanno vissute, vanno provate, vanno sperimentate appunto per capirne e per poi distaccarsene. Come in tutto, io da sempre la mia formazione, diciamo, di sapere, comunque scolastica, mi ha insegnato che di tutte le cose, compresa l'Accademia stessa, assolutamente, tutto quello che l'Accademia rappresenta, cioè il sapere ufficiale, bisogna comprenderlo, bisogna studiarlo, bisogna leggerlo, per poi liberarsene. Non totalmente, magari, però liberarsi nel senso di andare oltre. Cioè, quello che conta è il pensiero fluido e la capacità di discernimento e di comprensione. Comprendere in latino, prendere insieme. E magari anche tante altre belle cose. Compugna vuol dire, diciamo, il nostro amico Saius, lottare insieme e compassione, la compassione. La passione assieme a qualcos'altro. I latini, secondo me, non vanno mai dimenticati, però siamo nell'era digitale, siamo nell'era della velocità e di trasformazioni che vengono proposte, le piattaforme varie, e gli algoritmi che viaggiano velocissimi, che sempre si implementano tra di loro, lo diceva Steve Hawkins, lo ricordo. Il momento in cui le macchine cominciano a parlare tra di loro è un momento molto critico. Se non c'è un'intelligenza ben piantata, con paletti critici e circostanziati, non ideologici, attenzione, perché qui l'ideologia scompare, sta scomparendo, non è che è un'idea, è perché gli algoritmi sono più potenti dell'ideologia. L'ideologia era quella del signor Marx, del signor Adam Smith, che avevano dei sistemi chiusi di riferimenti, avevano dati statici. Oggi è tutto molto più fluido, dopo che è stata pubblicata dal signor Bauman la società liquida, liquida, e queste sono, anche se io non l'ho letto, però ho letto articoli di cui hanno parlato, quindi mi permetto di poter dire qualcosa, perché comunque è il risultato di altri studi sulla società che io comunque sono trovato a fare per mia passione, al di là dell'università, perché io sono un personaggio che quando una cosa mi interessa è capace di un esame, mi ricordo, cioè, certi esami che mi interessavano, io li raddoppiavo, cioè li facevo e ampliavo, andavo all'università a Bologna a prendere libri, a Firenze alla Biblioteca Nazionale, perché volevo approfondire fino in fondo. La passione conoscitiva mi permetto di dire che è una cosa che mi appartiene. Della quale sono anche orgoglioso. Però ecco, questo non ha senso, non mi interessa né fare mostra di questo, ma condividere appunto con voi, questo è importante, e avere del ritorno rispetto a queste cose, perché credo sia importante che appunto la comunicazione arrivi a tutti, perché tutti possono dare un contributo per migliorarci, per capire. Appunto, comprendere, prendere assieme agli altri, non assieme a che cosa? Assieme al mio PC che mi sta ascoltando adesso, assieme a Skype, non mi interessa, non c'è nulla. Bene, allora questo libro viene presentato così, e vi leggo: un mondo costruito attraverso i dati potrà essere buono o cattivo, quindi paradiso o inferno, dicevamo la volta scorsa. Ma in ogni caso ci attendono tempi estremamente interessanti. Siamo sul punto di reinventare ciò che significa
essere una società umana. Quindi il punto di base, per cui è partito anche Rosario con Radio Science, è quello della possibilità della diffusione del sapere democratico, dove tutti possono appunto aumentare la propria coscienza, e le conoscenze, la coscienza e conoscenza sono due belle parole, però vanno riempiti di contenuti, per migliorarci e incidere in qualche modo nel futuro, utilizzando i propri dati anche, ma potendoli difendere. Quindi, in questo senso c'è tutta una partita aperta, importantissima, delicatissima, a livello internazionale, sulla sicurezza dei dati personali. In questo senso anche l'Unione Europea comunque sta lavorando, commissioni parlamentari aperte su queste cose, e anche in America, perché si è capito che comunque è funzionale anche a un discorso di diffusione di idee business e di marketing, che ci sia in qualche modo una non saprei come dire, molto difficile, qui le parole diventano veramente delle punte di diamanti che possono sfregiare il viso, ma anche essere brillantissime e illuminanti. Quindi mi risulta difficile trovare le parole giuste. Mi rifaccio comunque al libro, scusate, non approfondisco questo aspetto e ritorno dicendo quello che c'è scritto nel frontespizio del libro, nel retro, scusate. Le persone sono disposte a condividere socialmente i propri dati se sanno che sono al sicuro e se capiscono di poter ricavare dalla condivisione un beneficio personale, ma dovremmo anche ridisegnare in modo digitale il concetto delle nostre identità, perché delle nostre identità, signori, le nostre identità, cioè quello che siamo, come pensiamo il tempo, come pensiamo di muoverci, questa montagna infinita di dati, che cosa ne facciamo? Sono solo in mano a qualcuno che vuole sfruttarli, e sì, questa è la direzione del signor Mark Zuckerberg, viene da dire, ma sta morendo questa cosa qui per qualcosa di nuovo, di diverso, di inaspettato e di imprevedibile, ma anche di migliore per tutti noi, oppure no? Questa è la partita aperta. Questa è la partita aperta. E allora, ridisegnare in modo digitale il concetto delle nostre identità, perché sia allineato al nuovo mondo digitale. Cioè, praticamente siamo in una fase in cui c'è una protostoria, come dice qua il signor Accoto, che sta venendo avanti. Protostoria, cioè è un passaggio epocale. Ma non è così una parola buttata lì. Questo signore qua ti spiega il come e il perché. C'è la distribuzione e la implementazione dei nuovi sensori, anche somatici, personali. Nel momento in cui dai, come avevo fatto notare, questo è il local global, è proprio spiattellato, la tua impronta digitale per riconoscere che sei tu quando vai a comprare le sigarette. Tu hai venduto una parte di te, e una parte di te non è venduta al signor Faust, non hai venduto l'anima al diavolo, però il discorso in ballo è che quel dato lì, se lo dai via, io lo darò via, quel dato lì, cioè della mia impronta digitale, che è la cosa che mi appartiene di più e mi identifica come essere umano, anche, e cittadino e tutto il resto. Io la metterò in gioco quando sarò sicuro, come viene detto qui, che i propri dati verranno gestiti in forma che io potrò controllare. Finché questo non accadrà, io mi difenderò con le unghie e con i denti per non cadere in queste trappole. Quindi il gioco è questo. Io non so se sono riuscito a spiegarmi, a essere esauriente, perché la cosa, qui si parla di una complessità assoluta. Come la complessità assoluta in tutte le cose che sono il sociale,
dal dopoguerra ad oggi. Perché i sociologi come me non hanno fortune? Perché ti raccontano la storia della complessità umana, storica, appunto, economica, politica e tutto quello che ci va connesso. Non c'è una variabile indipendente, sono tutte variabili interdipendenti. Questa è la metodologia della ricerca sociale. Voi direte, vabbè, allora? Sì, vabbè, allora, ma queste ci vanno anche le idee, ci va la storia della filosofia, ci va la storia economica, ci va la storia del potere, se vogliamo usare una bella parola che colpisce tutti, ma alla fine poi è vuota. E questo si sta svuotando. Il potere ha bisogno di tutti noi perché rimanga in piedi. Ma quello significa che quel po' di potere, se lo sappiamo gestire, se siamo fluidi, se siamo dentro a un autoapprendimento condiviso e gestito con la sicurezza, la cybersicurezza dell'utilizzo dei nostri dati personali, allora forse un altro mondo è possibile. Non lo so, probabilmente ci saranno rivoluzioni epocali, le primavere arabe, che erano già previste, prevedibili, è l'inaspettato, l'imprevedibile che può accadere, perché ci sono milioni di dati nel mondo che possono fare accadere una cosa. Questo sembra quasi fantascienza, ma signori miei, è l'oggi. È l'oggi. Ed è già domani. E infatti sono le 19:05 e io mi devo tacere. Io vi ringrazio della vostra gentile, dedicata attenzione, spero di avervi accompagnato in un discorso che vi possa avere in qualche modo stimolato, spero. E la saggezza delle 101 storie zen rimane sempre un mio specchio di riferimento. Mi congedo da voi, anche se avrei tante altre cose per approfondire queste stimolazioni da dirvi, ma ci saranno tante altre trasmissioni per poter andare avanti su queste cose. E con la consapevolezza che questa palestra che mi è stata offerta per poter allenare la mia mente e le mie conoscenze, che è Radio Science, io la ringrazio davvero il palinsesto. E con questo ringrazio ovviamente tutti voi che siete qui con me e alla prossima volta, fra 15 giorni, continueremo a toccare questo tipo di temi e con tutte le derivazioni. Per esempio, banale ma interessante, devo lasciare uno stimolo, se no non mi ascoltate più, dice robe troppo complesse, non mi interessa, voglio le cose semplici, già la vita è un casino. Già il lavoro è complesso, questo che cosa mi rompe? Cioè, devo andare a trovare su Facebook i miei amici, andare a mangiare la pizza, e va bene, così, ok. Però forse un po' di amor proprio, sapere qualcosa di più, poter ragionare insieme, perché poi qui nessuno alza la bandiera e dice io ho la verità in mano, nessuno. Io sono problematico, io sono complesso e tutti lo siamo. E vogliamo semplificarci la vita? Va bene. Magari saranno contenti alcuni padroni dei big data, forse è quello che vogliono. Come anche vogliono ci sia dipendenza dai social, ma dallo stesso internet, che è già il passato, signori miei. Internet è già il passato, secondo questi nuovi studiosi. È una base, è una cosa che è già avvenuta, cioè, è talmente diffuso, è talmente dentro il nostro cellulare, in tutto per cui c'è già il mondo di internet, la porti in tasca, buona le si dice qua in Romagna, scusate, l'espressione dialettale, però ci può stare, buona le, buona, anche a Bologna lo dicono più o meno. E questo per dirvi che... Ecco, quando volevo fare la trasmissione la volta scorsa, sull'onda lunga di quello che ho detto la volta scorsa, sono andato a vedere
Proprio digitando, no? Perché parola più parola su Google dà dei risultati. Per cui ho proprio digitato dipendenza, internet. Sono venuti fuori milioni di cose, le derive psicopatologiche della dipendenza da internet, che è già una cosa vecchia ormai, i ragazzi come quello che ha ucciso la famiglia, che sempre era chiuso nella stanza e non. In una stanza non comunicava più con il mondo, lucidissimo, però l'hanno considerato un pazzo paranoico, però insomma, per come ha fatto quello che ha fatto, c'è molta, molta pretesa di intenzionalità, eh? Quindi veramente la rete può creare dei mostri umani vicini a noi, i nostri figli. Gli amici dei nostri figli che frequentano i nostri figli, ecco, allora se avete un po' di amor proprio, signori miei, di queste cose, non perché ve le racconta Miro Cortini, che non è nessuno e non vale una cicca, e neanche perché ve le racconta Radio Salis, che pure in realtà ben assodata e ben piantata, insomma, nel panorama dell'informazione, pur essendo solo in radio web e quant'altro, ma cerchiamo di fare la nostra battaglia. Ecco, allora, dipendenza più inter mi è venuto fuori una cosa incredibile. Poi sono andato a indagare tutto questo mondo dei wiki, Wikisearch, Wikimedia, ma tutto un mondo, addirittura come fare, mettere il proprio nome su Wikipedia, far diventare una voce, come contribuire ad approfondire una voce molto interessante, molto. Ecco, Wikipedia, ecco, mi fido di Wikipedia, un po' di meno di Facebook, ma questo scelta personale, ho le mie motivazioni, me le tengo. Comunque, insomma, sono andato a finire su questo signore, cantautore, è stato un ex divo del pop. Noel Gallagher degli Oasis, che io non ho mai ascoltato, una musica, un po' l'ho sentita in radio, ma non li conosco, e se li ho conosciuti non mi piacevano, non mi stimolava più di tanto. Proprio questo signore è una persona intelligente, furba, che dichiara comunque, ha dichiarato quello. E parlando di internet, sì, una battuta su internet, però lì poi tutte le cose che ha scritto sono sempre sull'attualità, eh. Molto interessanti e anche piuttosto poetiche e profonde. E quindi magari una trasmissione la faremo anche su lui, partendo proprio sulla dipendenza da internet. Però questo Noel Gallagher, beh, è stata una scoperta. Quello che è famoso degli Oasis, perché si picchiarono lui e il fratello, Noel, lui, l'altro non mi ricordo come si chiama, ma era una cosa decisa, a tavolino, voluta. Per sfondare, per vendere dischi, e così hanno fatto. Però è una persona molto intelligente e anche piuttosto preparata e anche molto, molto poetica, devo dire. E questo è l'ambito altro che a me interessa. Quindi, dal vostro sociologo poeta, e qui mi viene da ridere, io faccio un grande saluto a tutti quanti e a lunedì fra 15 giorni alla trasmissione di che cosa stiamo parlando. Noi siamo qua e vi aspettiamo. Ciao a tutti.